Buongiorno a tutti. Questa breve presentazione del Master in Psicodiagnostica e Valutazione Psicologica non ripeterà quello che è già scritto nella brochure e che probabilmente avete già letto, altrimenti forse non sareste qui. Quello che cercheremo di inquadrare rapidamente sarà un po' una sintesi. Intanto dal titolo Psicodiagnostica e Valutazione Psicologica, che non sono proprio sinonimi perché la prima fa più riferimento alle applicazioni cliniche e la valutazione psicologica è più generale, di per sé ingloba la psicodiagnostica, ma si riferisce anche a applicazioni nell'ambito di lavoro, formazione, orientamento, educazione, dove molti psicologi lavorano o desiderano lavorare o possono lavorare. La nostra speranza è di coprire il settore valutazione psicologica a 360 gradi. Avendo un numero di ore limitato, questo comporta che daremo uno spazio maggiore ad alcuni strumenti o metodi che possono essere acquisiti a livello di competenza entro l'arco del corso. Mentre per strumenti che richiederebbero molto più tempo di quello che noi abbiamo a disposizione, ci limiteremo a dare delle linee guida che consentano a chi ha seguito quell'intervento di decidere se allocare un altro anno, altri 2 anni del proprio tempo formazione ad apprendere queste tecniche che richiedono un tempo maggiore. Però noi vorremmo coprire non solo tutto l'arco della strumentazione anche metodologica richiesta a oggi, 2021-2022, ma abbiamo anche un'apertura a strumenti che sono promettenti e non ancora di larga diffusione. Oggi sono presenti alcuni docenti che sintetizzeranno un po' quali corsi abbiamo in vari ambiti. Abbiamo la dottoressa Maura Falocco che si occupa di orientamento, psicologia del lavoro, con particolare attenzione alle piccole e medie aziende. Abbiamo la dottoressa Emilia Metta che si occupa di applicazioni cliniche a bambini e adolescenti. Abbiamo il dottor Ugo Ungaro che si occupa di clinica degli adulti e di applicazioni della psicologia valutativa a grandi enti, selezione e formazione del personale. Ognuno di questi tre docenti vi parlerà brevemente non solo del proprio corso, ma anche degli altri corsi del settore. Avremo poi altri interventi di docenti che possono approfondire alcuni settori e che o verranno invitati subito di seguito ai colleghi quando l'argomento lo richiede, oppure a conclusione io qui vedo se la mia schermata include tutti, vedo la dottoressa Simonetta Scerni che tiene un corso sulla valutazione psicologica tramite la grafia, quindi il disegno e la scrittura.
e è una neuropsichiatra infantile. Abbiamo il professor Franco Lucchese, che è docente di psicometria alla Sapienza e con i suoi corsi cerca di coprire due aspetti e mi sembra che ci riesca. Un aspetto è colmare delle lacune perché in alcuni corsi di laurea l'aspetto psicometrico è stato molto trascurato e quindi abbiamo avuto richieste dagli allievi dell'anno corrente, dell'anno passato, di un corso che desse almeno un avvio al recupero di queste lacune, ma anche fa dei project work per insegnare ad usare lo strumento psicometrico per affinare la propria capacità diagnostica. Ci dà anche un'apertura al futuro con un corso sulla valutazione con strumenti psicofisiologici. E tra i vari master di psicodiagnostica, noi siamo gli unici ad avere questo tipo di apertura che sta diventando sempre più importante. Abbiamo invisibile, ma visibile con il nome, il dottor Paolo Salotti, che è uno psicologo, eccolo, adesso pure visibile, e che è un raro psicologo ospedaliero. Con livelli ormai di alta dirigenza e che ha cominciato occupandosi dei bambini e occupandosene molto bene. E attualmente, però, da vari anni si occupa prevalentemente di anziani e quindi di problemi neuropsicologici. Non vedo presenti altri docenti. Il dottor Salotti ha vari corsi e lo ringraziamo perché con l'attività che ha e come sono straoccupati gli ospedalieri in questa fase, veramente ci fa un grande regalo. Quindi io adesso passerei la parola alla dottoressa Falocco che vi dice brevemente i corsi attinenti all'area orientamento e lavoro in piccole e medie aziende. Allora, buongiorno a tutti. Come ha detto la professoressa Boncori, io oggi sono qui a rappresentare l'area della psicologia del lavoro e dell'orientamento formativo e riorientamento. Durante il master voi avrete la possibilità di conoscere sia in modo teorico che pratico le applicazioni della psicologia in quest'area, quindi in azienda in riferimento alle piccole e medie imprese e anche nel contesto scolastico. Quindi metodologie e strumenti per la valutazione in questo ambito. Per quanto riguarda l'orientamento formativo e riorientamento, conoscerete gli strumenti maggiormente utilizzati e ci soffermeremo su un questionario, in particolare il questionario Focus, che in tutte le sue forme, nelle sue diverse forme, può essere utilizzato sia nella consulenza professionale privata, ma può essere utilizzato in azienda e nel contesto scolastico. Il questionario Focus può essere somministrato e utilizzato a preadolescenti, adolescenti e anche adulti che si devono collocare o ricollocare nel mondo del lavoro. E si utilizza per diversi scopi anche nel contesto azienda. In ambito
scolastico. Scusa, un piccolo intervento. E non richiede necessariamente carta e matita, ma è utilizzabile via internet anche con un telefonino. Sì, Siamo sì, aperti al questo futuro. sì. In ambito scolastico ci occuperemo, quando dico ci, ovviamente faccio riferimento al gruppo docenti di quest'area, ci occuperemo della formazione insegnanti che si devono occupare di orientamento, della valutazione, vedremo come l'osservazione è uno strumento di valutazione delle interazioni, quindi conosceremo le scale che possono essere utilizzate nell'osservazione, quindi nella valutazione, e faremo una lettura critica dei test invalsi, non solo i test che vengono somministrati agli studenti, ma anche la valutazione delle scuole, il rapporto di autovalutazione, la valutazione esterna e la lettura critica di questi strumenti ci permette anche come psicologi di capire quali possono essere gli interventi che noi possiamo proporre alle scuole. Oltre al questionario Focus e agli strumenti dell'orientamento, imparerete a utilizzare alcuni test cognitivi collettivi. Come per esempio le matrici progressive, ma anche le serie letterarie e numeriche, ma avrete la possibilità soprattutto di conoscere nuovi test di problem solving e di indipendenza dal campo, che sono alcuni, uno in particolare inedito, insomma, avrete la possibilità di conoscerlo approfonditamente. Oltre ai principali questionari di personalità. Nel campo delle piccole e medie imprese, ci affronterete tutto l'aspetto relativo alla valutazione delle risorse umane e l'assessment nell'ambiente di lavoro, quindi strumenti di intervento psicologico per la diagnosi organizzativa, indagini del clima, la valutazione dei processi formativi, lo stress e lavoro correlato. Io credo che quest'area sia un'area importante perché vi dà l'opportunità di non rimanere ancorati solo all'area clinica, ma di conoscere altri ambiti di applicazione della psicologia che poi offrono a noi psicologi delle buone opportunità di lavoro. E vedrete, sperimenterete anche come sia possibile passare dall'ambito clinico all'ambito organizzativo e del lavoro, o all'ambito scolastico, che non sono settori completamente separati, ma, come dire, comunicano in qualche modo tra di loro. Io ho cercato di essere sintetica e Sì, non se dilungarmi no troppo. poi non c'è spazio per far parlare i partecipanti. La dottoressa Metta si occupa anche di un settore che per qualche aspetto confina con quello menzionato dalla dottoressa Falocco, perché occupandosi di bambini, i bambini vanno a scuola e quindi Sì. c'è anche un settore di intersezione, però vi parla lei di questo ambito. Allora, buongiorno a tutti, io sono dottoressa Emilia Metta e sono psicologa, psicoterapeuta e docente di questo master. Nello specifico faccio parte del gruppo di lavoro, come diceva la dottoressa Boncori, della professoressa Boncori, che si occupa di età evolutiva. Allora, con il gruppo dell'area dell'età evolutiva ci siamo posti un obiettivo, che è quello di sviluppare delle competenze teorico-pratiche nell'ambito della valutazione in diversi contesti nei quali lo psicologo è chiamato a intervenire, e quale per esempio può essere appunto il contesto scolastico piuttosto che il contesto educativo e il contesto clinico, che tutti comunque noi conosciamo. Per ciò che riguarda questa specifica area, noi docenti vi guideremo
nella conduzione del processo di assessment in ogni sua fase. Quindi dalla definizione di una problematica alla raccolta delle informazioni per poi arrivare all'interpretazione di queste informazioni. E ci focalizzeremo nello specifico sulla conoscenza delle più moderne procedure di valutazione e dei più recenti strumenti evidence-based, secondo le ovviamente più recenti linee guida. E punteremo all'acquisizione, quello che a noi interessa fondamentalmente è l'acquisizione di un ragionamento. Nell'ambito clinico, ovviamente, di un ragionamento clinico. Quindi a noi interessa che voi sappiate ragionare, quindi puntiamo a quello fondamentalmente, sappiate ragionare rispetto alla lettura dei risultati piuttosto che alla scelta di alcuni test, per poi arrivare a formulare un'ipotesi diagnostica. E anche un progetto di intervento, che poi è quello che in tutti gli ambiti ovviamente noi ritroviamo. Allora, vedrete come si conduce, nello specifico, vedrete come si conduce un colloquio clinico, vedrete come si scelgono, appunto, come dicevo, e quali sono i principali strumenti, i principali test per uno specifico ambito valutativo. Quindi, per esempio, vedrete nello specifico, analizzerete i test cognitivi, i test di personalità, test per valutare gli stili di apprendimento, test per la valutazione dei disturbi neuropsichici e test per la valutazione dei disturbi del neurosviluppo, quali per esempio la ADHD, il disturbo della coordinazione motoria, e ci focalizzeremo nell'ambito dei DSA. Io questo aspetto lo tratterò io e vedremo appunto tutti gli strumenti che si utilizzano per arrivare a una diagnosi di un disturbo specifico dell'apprendimento, e ne analizzeremo sia l'aspetto diciamo più strutturale dello strumento che l'aspetto interpretativo. E però diciamo per tutti questi strumenti noi fondamentalmente faremo, il gruppo farà, si dedicherà appunto a questi ambiti rispetto alla struttura e all'interpretazione dei risultati secondo le recenti linee guida. Quindi sarà fatto questo lavoro per tutti gli strumenti considerati. E cosa faremo nello specifico delle nostre lezioni? Noi lavoreremo costituendo dei gruppi di lavoro e gruppi di discussione. Discussione di casi clinici fondamentalmente, e alcuni docenti proporranno anche delle registrazioni dimostrative dove voi potrete osservare e fare esperienza diretta di una valutazione. Il tutto appunto sarà, come dicevo prima, focalizzato a raggiungere una competenza di ragionamento clinico. E questa area vi darà l'opportunità di diventare esperti in psicodiagnostica e valutazione psicologica, in grado di prendere in carico un bambino o un adolescente. Saprete dunque analizzare una richiesta di aiuto, raccogliere informazioni, nonché somministrare ed interpretare i risultati. Saprete formulare appunto le ipotesi diagnostiche o strutturare dei piani di intervento, redigere delle relazioni psicodiagnostiche e di valutazione applicata ai diversi ambiti di intervento in ambito evolutivo. E tutte queste competenze che acquisirete durante le lezioni poi potrete consolidarle attraverso dei tirocini o dei project work che io personalmente strutturo nell'ambito dei disturbi dell'apprendimento piuttosto che delle fasi del processo di assessment, così come faranno sicuramente altri docenti rispetto a quest'area. Ho cercato di sintetizzare un po' quelli che sono tutti gli ambiti, mettere insieme tutti gli ambiti che riguardano l'area evolutiva e che poi alla fine si
si interse, come diceva la professoressa Boncori, si intersecano tra di loro. E io ho concluso. Bene, io mi permetto di aggiungere qualche cosa sulla base di domande che ci sono state fatte. Gli strumenti che per i ragazzi, diciamo, e i bambini vengono presentati con più, come dire, attenzione, tanto da rendere i partecipanti capaci poi di utilizzarli, sono per l'area cognitiva, oltre ai test collettivi di intelligenza correnti, le scale Wechsler per bambini, WISC e WIPSI, su cui abbiamo i corsi della professoressa Pezzuti che li ha adattati, però andiamo anche oltre perché abbiamo sempre questa prospettiva nel futuro, e c'è un corso sulla batteria di Kaufman KABC che è basata non sulle teorie di Wechsler che risalgono alla fine degli anni 30 del Novecento, ma sulle scoperte in ambito di psicologia cognitiva e neuropsicologia dopo la Seconda Guerra Mondiale, e che può dà risultati interpretabili sia in funzione di un profilo cognitivo sia in funzione di un profilo psicofisiologico basato sulla teoria di Luria. In ambito meno codificato, come dire, per bambini ai quali non sembra opportuno somministrare una di queste importanti batterie, noi abbiamo una docente molto qualificata che è qui presente, quindi io mi permetto di chiederle due parole di presentazione del suo corso, alla dottoressa Scerni. Ha non solo tenuto il corso, ma ha anche seguito un project work sulla possibilità psicodiagnostica e di valutazione psicologica del comportamento grafico del segno. Quindi se vuole dire due parole su questo ambito, perché sono tecniche che danno l'illusione che chiunque possa utilizzare senza studiarle, ma non è così. No, è proprio vero, professoressa. Allora, buongiorno a tutti, io appunto sono Simonetta Scerni, sono neuropsichiatra infantile e sono anche laureata alla LUMSA in consulenza grafologica. Ho insegnato per tanti anni al master che allora c'era di consulenza grafologica. Quindi ho cercato nel mio lavoro clinico di mettere insieme un po' queste due competenze, quindi come neuropsichiatra infantile, chiaramente l'osservazione del disegno di un bambino è qualcosa di fondamentale nella valutazione dell'età evolutiva, e fra l'altro è anche un lavoro che piace molto ai bambini, che non abbiamo nessuna difficoltà a richiederlo. E quindi in questo corso lavoreremo insieme su una metodica di osservazione del disegno e della scrittura. Chiaramente non sarà un corso di grafologia, saremo soltanto forniremo solo alcuni elementi rispetto a questo, però lo studio della linea della modalità che ha il bambino di tracciare il segno grafico ci può dare tantissime informazioni, anche se chiaramente ha dei limiti, cioè non faremo mai una diagnosi dall'osservazione di un disegno o di una scrittura. È un po' una, diciamo così, una situazione quasi di screening, che noi in prima visita possiamo iniziare a capire qualcosa di più di questo bambino facendolo disegnare, facendolo scrivere, quindi lasciando da parte quelle che sono le interpretazioni simboliche del disegno o del contenuto dello scritto del bambino e occupandoci soltanto dello studio e dell'osservazione del disegno e della scrittura.
E questa, diciamo, è una metodica che ci può dare veramente tantissime informazioni. Oltre a questo ci occuperemo nel corso anche dei test carta e matita, che sono anch'essi molto, molto interessanti in età evolutiva, sia i proiettivi che i neuropsicologici. E poi ci occuperemo una buona parte, diciamo, dell'intervento sarà occupato dallo studio, diciamo così, della disgrafia, quindi tratteremo anche in particolar modo il test BHK, che è il test, diciamo, più usato attualmente, è un test di secondo livello, ma è molto usato per la diagnosi di disgrafia, e quindi diciamo che faremo un lavoro un po' complessivo su tutti quelli che sono questi aspetti. Non a caso il mio corso si chiama appunto Disegni e scrittura, la linea come strumento psicodiagnostico, perché appunto da esso possiamo trarre moltissime informazioni su quello che è l'assetto psicologico del bambino che abbiamo davanti. Io molto brevemente penso di aver detto tutto. Grazie, grazie, ma era utile, credo, per gli ascoltatori. Il dottor Ungaro qui rappresenta un'area molto, molto ampia, perché copre dalla selezione e formazione del personale alla clinica, agli interventi clinici su adulti, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa. Quindi ci darà anche lui una sintesi di quello che facciamo nel settore, e poi chiederò al dottor Salotti di dire anche lui qualcosa sui corsi specifici che tiene lui. Allora, il dottor Ungaro. Salve. Allora, il mio obiettivo è, come al solito, quello di fare, nel senso di andare sulle cose molto concrete, partendo ovviamente sempre da quelli che sono i presupposti scientifici, partendo sempre da quelli che sono i presupposti giuridici, perché nel mio mondo quei presupposti erano molto importanti. Si parla di psicologia legata al mondo del lavoro, ma si parla di una particolare attività dove l'interesse era legato alla psicodiagnosi, all'individuazione delle malattie mentali e anche a quelle che sono poi tutte quante le attitudini, tutte quante le varie forme di intelligenza, eccetera. Nello specifico io ho un obiettivo, che è quello di toccare la curiosità delle persone che lavorano e lasciare loro la praticità del saper fare. Farò una scorribanda sul Taleia, ma non c'entrerò più di tanto, perché so che lo tratta anche lei, anche se è rimasto un amore molto grande, cioè finalmente abbiamo uno strumento italiano che ci dà delle grosse indicazioni secondo quello che il nomenclatore più in voga, e la scorribanda partirà ovviamente dal passato, né più né meno. Io mi fermerei qui e lascerei un po' aperta la porta della curiosità. Ecco, va bene. Allora, se Paolo Salotti ci vuole dire qualcosa dei corsi che fanno capo a lui, tutti siamo in ascolto. Non si sente l'audio. Audio spento, guarda, è attivato l'audio di Salotti? Adesso è attivato. Sì. Ecco, adesso sì. Allora, un saluto a tutti. Io mi occupo di insegnare alcuni aspetti della valutazione della personalità in generale e alcuni aspetti anche delle classificazioni, per esempio, del CD, del DSM, del PDM2, quindi manuali sia statistici che sia più notografici, descrittivi, e sia anche più psicodinamici. E poi mi occupo anche di, diciamo, in particolare uno strumento molto utile e molto spendibile nella pratica del lavoro quotidiano, sia come chi fa un lavoro di dipendente, ma anche chi fa un lavoro di professionista, nella valutazione dell'ICF, che è la classificazione delle malattie. E poi
alcuni aspetti, diciamo, brevi sulle valutazioni neuropsicologiche nella fase della vita del ciclo vitale anziano. Questo è il programma. Io lavoro in questo momento, diciamo, con la demenza, quindi insomma mi occupo a tempo pieno di questo da qualche tempo, e quindi magari posso dare anche degli esempi clinici concreti. E poi abbiamo fatto negli anni scorsi anche un'attività pratica su DCF, con la discussione di casi clinici reali, no? Quindi magari gli studenti possono provare a imparare a codificare, e poi discutiamo insieme le codifiche che vengono fatte. Quindi diciamo c'è un aspetto che credo sia utile e complementare, e che si integra molto bene con tutto quello che state sentendo. Grazie. Bene. Al dottor Lucchese chiedo come si è trovato, oltre che nelle lezioni, nel project work che è stato offerto a tutti gli studenti quest'anno sulla psicometria. Intanto volevo ringraziarti, prof, perché l'accoglienza culturale è sempre un onore per me, quindi volevo un po', ecco, ringraziarti pubblicamente. Tanto piacere vedere queste persone care anche partecipare al corso, Paolo, Ugo. Dunque, il project work è stato molto interessante e andrà a seguire proprio una cosa che mi è piaciuta molto, detta la dottoressa Emilia Metta, quindi il saper ragionare, portare i nostri allievi a saper ragionare sui numeri, perché le formule stanno sui manuali, non ci vuole niente a riconoscerle, a trovarle con l'indice, ma saper ragionare sulla composizione, sulla computazionabilità di alcune formule è stata molto interessante, e questa è un'esperienza proprio di avvicinamento ai numeri. E devo dire, sulla parte psicometrica anche, ringrazio quello che avevi detto all'inizio, cioè proprio un percorso non classico di utilizzo della psicometria, ma un percorso che anch'esso guarda al futuro, utilizzando anche queste tecniche di indagine, diciamo, psicofisiologiche, che portano un quantitativo di dati incredibilmente vasto e permettono di lavorare con la psicometria su dati veri, come diceva anche adesso Paolo. Quindi, un po' tornando al project work, devo dire che c'è molta collaborazione e molto interesse, e proprio quest'anno volevo un po' approfondire alcuni aspetti, diciamo, di ragionamento dei legami tra numeri, anche andando un po' su tecniche un po' più, come dire, un po' usate di recente, come machine learning, ma fatto su Excel, quindi niente paura, ma sono cose che, siccome sono molto legate alle richieste che fa anche il mondo del lavoro, mi sembrava opportuno, sempre se tu sei d'accordo, Lucia, di utilizzare anche qualche piccola visione a questi strumenti che vengono richiesti ormai da tutte le situazioni, anche adesso nella recente, come dire, fase di reclutamento della pubblica amministrazione, insomma. Ecco. Sì, perché adesso quello che ci possiamo aspettare come richieste dal mondo del lavoro sono competenze maggiori, sia nel maneggiare gli strumenti informatici, e anche per quello noi iniziamo di solito i corsi dando la possibilità agli allievi di utilizzare test per via informatica, perché la richiesta del mondo del lavoro dopo il Covid è un incremento delle competenze nel lavoro anche a distanza, e nell'elaborazione dati, perché tradizionalmente agli psicologi è stata riconosciuta una competenza in questo ambito, che poi non in tutte le università viene coltivata, però
quando lo psicologo lavora in ambito o medico o del lavoro, ci si aspetta da lui che i problemi psicometrici li risolva lo psicologo. Certamente non li risolvono né i medici né i manager o equiparati tali, insomma, nelle istituzioni anche pubbliche, vanno a cadere in mano allo psicologo, e quindi se lo psicologo sa muoversi anche in quell'ambito gli è utile. Io adesso vorrei dare la parola alle persone intervenute, che ci facciano tante domande sulle curiosità che hanno, però prima li vorrei in qualche modo rassicurare sulla gestione didattica del corso, che è affidata alle tutor. E qui è con noi la dottoressa Betti, che ha congegnato un sistema di interventi che consente agli allievi di essere praticamente seguiti individualmente, e si fa tramite della soluzione di tutti i problemi. Le do la parola, così è un intervento di rassicurazione. Grazie professoressa, buongiorno a tutti. Innanzitutto io sono la dottoressa Betti Eleonora e sono la tutor del vostro master, insieme alla dottoressa Mentuccia Valentina, che oggi non c'è ma vi porta i suoi saluti. Avremo modo di conoscerci durante l'arco del master, per chi si iscriverà, e di supportarvi e di affiancarvi, e cercheremo di esservi proprio accanto durante tutto questo percorso nel migliore dei modi possibili. Cercheremo insieme anche di programmare un tirocinio che magari è più vicino alle vostre esigenze professionali,